Una donna, Francesca Romeo, medico di 67 anni in servizio alla Guardia Medica di Santa Cristina in Aspromonte, è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco in un agguato. La donna stava rientrando in auto dopo aver finito il proprio turno assieme al marito Antonio Napoli, anche lui medico 66enne, rimasto ferito. Secondo quanto emerso, due persone nascoste nei terreni circostanti hanno fatto fuoco contro l'autovettura nei pressi di una curva a gomito sulla strada che collega Santa Cristina a Taurianova. La vittima era originaria di Seminara, dove risiedeva col marito, originario di Locri, anche lui medico in servizio nel CSM di Palmi. L'uomo, secondo quanto si è appreso, è rimasto ferito di striscio d'un braccio. Sul luogo dell'agguato sono intervenuti anche gli investigatori della squadra mobile di Reggio Calabria, che hanno eseguito i primi rilievi e stanno cercando di ricostruire la dinamica del fatto, su cui è aperta anche un'inchiesta della Procura della Repubblica di Palmi. Gli investigatori stanno cercando di capire il contesto in cui è maturato il delitto. Dalle primissime ipotesi, tutte da verificare, sembrerebbe da escludersi l'ipotesi di una vicenda legata alla criminalità organizzata. Dottore Donato, lei era un collega della collega uccisa questa mattina qui e presta anche lei servizio sì, qui come 118, sì. Ecco, conosceva bene la questa? Conosco bene perché da 15 anni che lavoriamo assieme in questa postazione e in questo momento sono sconvolto, così come gli altri due colleghi, insomma. Ecco, persone tranquille. Tranquillissime persone. Non appartenenti alla criminalità organizzata. Assolutamente no, persone tranquille, serene, persone per bene, insomma. Una comunità sconvolta, diciamo, questo momento. Sì, perché anche nell'ambito medico. Assolutamente sì, perché non riusciamo a darci una spiegazione. È un qualcosa che non si spiega così razionalmente. La dottoressa questa mattina finisce il turno alle 7? Alle 8. Alle 8 finisce il turno, se ne va a prendere la macchina col marito a 3 sì. km, 4 km. Lei di solito veniva accompagnata sempre col marito perché non hanno figli e quindi vivevano insieme, in simbiosi. Sempre assieme, il marito le faceva compagnia ovviamente durante i turni di notte e stamattina avrà smontato come al solito alle 8 e poi è successo quello che è successo. Però sembra un omicidio così feroce, diciamo, una dinamica dell'omicidio. La dinamica è veramente, sì, come dice lei, feroce, però non trova giustificazione, sicuramente non nel nostro lavoro perché la postazione è tranquillissima. Io da 15 anni che sono qua non abbiamo mai avuto nessunissimo problema, tanto che spesso dormiamo con le porte aperte, con la macchina aperta. Anche perché questo è un paese tranquillo, un paese nonostante che sia nel cuore dell'Aspromonte. Però. Questo è un paese tranquillissimo, gente educatissima, che rispetta molto il nostro lavoro, noi lavoriamo felici qui. Quindi non ci diamo spiegazioni e sicuramente non la si troverà in questo lavoro la spiegazione. Lei era prima lì, ha visto, diciamo. Sì, appena ho avuto notizie, ho sentito alla radio di questa. Mi sono precipitato perché ovviamente c'è un certo affetto, dopo 15 anni, insomma, ci si affeziona, no?